non lo so. E lei sono venuto apposta. Allora. Vabbè, ci vogliamo bene, ma oltre io sono un chitarrista della domenica pomeriggio, quindi c'ho un'invidia nera di quando lui suona, vabbè, lo dichiaro. Però Antonio, so che anche lui c'ha una piccola invidia per me. A parte queste settimane che sto avendo il piacere di condividere sul set con donna Sofia Loren e lui è geloso, mi invidia molto questo. Ma a parte questo, una volta un nostro amico Danny Menisorsi della tribù dei Cherokee, degli Apache Mescaleros, con cui abbiamo fatto alcuni lavori di scambio anche dove insegna all'università a Salerno, dove Antonio è venuto qualche volta a trovarsi alla fine di un seminario, alla fine di un nostro lavoro insieme mi ha regalato una loro giacca, una giacca proprio quella con le frange, quella me. E io ho visto che negli occhi di Antonio ho letto che mentre era contento il regalo diceva perché non la c'è? Ho letto nei suoi occhi questa cosa qua. E quindi io approfitto di questa occasione pubblica, siccome abbiamo sì il senso del privato, ma abbiamo anche un po' il senso della tribù, io approfitto di questa festa, e so che è sempre un lavoro, ma comunque il punto d'arrivo è un punto d'inizio, io approfitto dell'occasione pubblica, ho portato la giacca di Danny, e ovviamente te la regalo. Lui si chiama, sentite un po', lui naturalmente per quello che fa, come se vuoi chiamarlo così, lui si chiama Vento nelle mani. Lascia sempre senza parole. Noi come ci chiamiamo nel gergo dei nativi? Misho. Sì, Misho che si chiama fratello. Con la M. Con la M. No, che non andiamo. Misho da Mish, fratello, sai. Misho, Misho. Cioè ditemi se non è la sua. Questa è una cosa che sono quelle cose che poi mi rimangono impresse, perché immaginate un po', quando il governo americano andò dai capi tribù indiani, dei nativi, no? E per acquistare le terre, le loro terre, portarono tutta questa serie di documentazioni burocratiche, allora le dovete firmare qui, ci cedete le vostre terre. E quelli dicevano, quelli non capivano, ho detto ok, ma che ti vuoi prendere? Ma questa terra è di tutti, perché io ti devo firmare questa terra? Cioè, e così loro hanno anche ottenuto delle firme da parte di molti capi tribù, però i quali non concepivano proprio la proprietà, perché per loro la terra è di tutti, perciò questa è una cosa molto bella, cioè nel senso che vi fa capire effettivamente chi erano i nativi americani. Sì. Proprio accanto a questo, credo che perciò è il tipo di guerriero di pace a cui in qualche modo nelle nostre piccolezze, con le nostre problematiche, con i nostri limiti, con i nostri difetti e debolezze cerchiamo di aspirare, perché accanto a questo uomo che fa parte della terra, che fa parte del pianeta, ce ne sta pure un altro che a me piace molto e di cui nella società, nella politica, nei vari campi, ogni tanto si sente la mancanza. E cioè, quando ho incontrato il figlio di Alcempiedi, lì in Nuovo Messico, lui non ha tenuto a precisare, io vedevo come le persone lo veneravano, e cioè, ho detto, certo ti vogliono bene, dice, sì, ma non mi vogliono bene perché io sono buono, perché io non sono buono, e non sono neanche cattivo. Ha detto, io sono giusto, che non è né buono
e né cattivo, è un'altra cosa, è giusto. Ecco, io trovo che una cosa a cui penso spesso in varie occasioni, questa giustizia, questa equità che a volte si colloca a mezza distanza tra l'essere buoni e l'essere cattivi. E la prova della sua giustezza, della sua giustizia, ogni mattina che noi ci incontravamo per lo scambio di esperienze, lo scambio di parole, la prima mattina lui fece nella sabbia, faceva un gesto e poi si cominciava a parlare. Da una parte c'era il mio spazio, da una parte c'era il suo spazio, bene, anche il secondo giorno, e il terzo, e anche il quarto, tutti i giorni si faceva questa cosa. Vabbè, ci capito, lo spazio tuo e lo spazio mio. Cioè sì, però è importante conservare questo ricordo ogni giorno, ogni volta che noi ci scambiamo. E questo per alcuni di voi, ho intravisto un po' di amici della musica, per un musicista è fondamentale. E cioè, io ritengo il tuo spazio sacro, come alcuni degli inni, delle canzoni, si parla molto di spazio sacro nella cultura dei nativi americani, per cui non invaderò mai il tuo campo, non supererò mai questa linea che adesso traccio. Ovviamente, ricordati che io, pur essendo un guerriero di pace, ho l'ascia di guerra a 3 metri, quindi non ti sonna di venire nel mio spazio, perché non diventiamo amici. E quindi questa cosa simbolica di guerra di un altro tempo veniva ogni volta rinnovata quando c'era uno scambio, e cioè lo scambio dove ognuno ha la sacralità del proprio spazio da rispettare, che è esattamente sacro come quello dell'altro, che non è né una cosa buona né una cosa cattiva, ma probabilmente è una cosa giusta. Tony, allora, in questo periodo, insomma, così particolare che si vive in questa società, parlare di queste cose così forti, così incredibilmente che entrano nell'anima, sembra quasi andare proprio controcorrente. A te non interessa andare così. In realtà, lui... Noi non andiamo, cioè non è che andiamo controcorrente, è che il mondo va al contrario, noi andiamo giusti.